Ero triste. Avrei voluto non muovermi più dalla camera, non muovermi più in ogni senso, per non prendere decisioni. Evadere senza spostare un dito, farmi un piercing, incastrarmi un bullone da qualche parte per sentire il metallo che preme sulla pelle. Cosa c'è di strano? L'ho voluto fare anch'io, essere come loro, per uscire dal pantano di questa vita così scontata. Facciamola breve così nessuno si annoia. Dunque, la mia storia è questa. Mi mancava l'aria, non ce la facevo più, volevo sparire. Sì, certo, da piccolo tutto andava bene, mi divertivo un casino, non capivo niente della vita, passavo i giorni a giocare con gli amici. Poi ci fu un momento in cui mi resi conto che nessuno si accorgeva di me. Mi guardavo allo specchio e non mi piacevo. Anche il mondo fuori non era come immaginavo. Che schifo. Di lì a poco assistetti alla trasformazione di mia madre e di mio padre. Continuavano ad interrogarmi senza neppure ascoltarmi. Avevo la sensazione che nessuna risposta potesse accontentarli. Passava il tempo e io stavo per scoppiare. Pensavo continuamente che dovevo andare a vivere da solo. Un'ossessione. Volevo un posto tutto mio, un buco, una tana. Era un desiderio pazzesco. E mi dicevo: so che starò meglio, questa è la soluzione di tutto. È una brutta settimana di un anno di merda, diceva Nicola. Tranne lui erano tutti spariti. Prima ti giuravano un'amicizia eterna e poi, appena avevi bisogno di loro, sparivano nel nulla. Che amici di merda. Ero solo, ero semplicemente a pezzi. Era sempre più difficile. Come facevo a spiegare che non giocavo in una squadra di calcio, che non frequentavo club, che non andavo in chiesa, che non facevo collezione di figurine, non lavoravo e non studiavo? Non me ne fregava proprio niente di niente. Vedevo solo muri intorno a me. Mi sentivo pieno di ruggine, mi faceva rabbia pensare che fuori si divertivano. Gli altri sapevano quel che volevano e io lì, a marcire. Vabbè, ok. Avrei dato volentieri fuoco a tutto, cancellare ogni cosa, e poi avrei sbattuto la porta e messo la musica altissima da far tuonare la testa. Ormai non avevo più scelta. Senza respiro non potevo resistere. Se mi chiedi come ho fatto, non te lo so dire esattamente. Le cose erano precipitate e io avevo paura di non farcela. Ma un giorno ho cambiato direzione. È stato come saltare su un treno in corsa, così, appena in tempo. La vita è piena di strane coincidenze, ma sentivo che quella era proprio l'ultima. Il fatto è che qualcosa è cambiato dentro la mia testa e piano piano ho riempito un vuoto dentro. Ho cercato di rimettere a posto i pezzi del mio mondo. Certo, sono stato anche aiutato perché non ero proprio così solo. Ero io che non vedevo gli altri. È stata una bella sorpresa scoprire che ci sono delle cose che mi piacciono, che sono importanti per me. Beh, adesso non me la voglio menare, ma insomma, sto proprio un casino meglio. Ecco la mia storia. Non ci sono eroi, o colpi di scena, o effetti speciali. Un diario è come uno specchio, aiuta a ritrovarti. È questo che conta. Il sangue adesso è caldo e scorre molto lentamente. Non sono mai andato via da qui. Se queste stanze è solo un altro luogo della mente, se chiudo gli occhi, volendo si può far così. Senza contare i passi poi comincio a camminare, perso nell'eco dei miei dubbi, a volte va così. È stato un giorno troppo lungo, un giorno da dimenticare, cose difficili, così difficili.